ciclismo è naturalmente sport che in Chiaravese ha tantissimi appassionati, conosciamo benissimo ciò che è successo negli ultimi anni, tra eventi che a livello di strada, come di pista, come anche di fuoristrada, hanno portato il nome del nostro territorio alla ribalta nazionale e internazionale. Ma ci sono anche dei personaggi, atleti e dirigenti che negli anni hanno permesso al nostro territorio di farsi conoscere. Uno tra tutti sicuramente è Giovanni Elena, che abbiamo qui con noi oggi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, ti ringrazio di quello che stai dicendo. Giovanni, negli ultimi mesi, ultime settimane in particolare, il tuo nome è stato un nome molto caldo perché tu hai legato la tua carriera come direttore sportivo a una società che è stata considerata un po' anche canavesana, l'Androni, che purtroppo per tutta una serie di motivi ha raggiunto dopo 17 anni la sua fine. A un certo punto, appunto, è iniziato a girare il quesito: ma Giovanni Elena, dopo 17 anni, dove va? Resterà ancora in quella che era la nuova creatura del team manager Gianni Savio? Cambierà sport, cioè diciamo che era il quesito importante che ci facciamo in tanti. Alla fine è arrivata la risposta: oggi sei uno dei nuovi, sei il nuovo direttore sportivo, uno dei quattro direttori sportivi dell'Aerolo Cometa di Ivan Basso e dei fratelli Contador. Allora, come si è arrivati a questa nuova avventura? Allora, la storia è lunga, come lunga è la storia dell'Androni, perché l'Androni ha 30 anni di storia, gli ultimi 17 li ho vissuti anch'io. Quest'anno si è capito, diciamo, tarda estate, si è capito che il futuro non era così roseo, anzi non esisteva proprio, e di conseguenza c'era la necessità di cambiare un attimino rotta. Gianni Savio ha creato un progetto con la Colombia di ragazzi giovani, che è anche un buon progetto, però stavolta non so perché, ma non me lo sentivo mio. Io con Ivan Basso avevo parlato già 2 anni fa di vari punti di vista, ci eravamo anche abbastanza trovati su quello che poteva essere per noi la crescita di una squadra di ciclismo in Italia. E casualmente dopo Natale siamo rientrati in contatto, uno per gli auguri, due perché il loro quarto direttore sportivo, Sean Yates, inglese, ha deciso di abbandonare per questioni di età, questioni sue personali. Di conseguenza avevano bisogno di un quarto. Mi ha fatto un'offerta, e più che ho fatto un'offerta, mi ha detto vieni in Spagna da noi a conoscerci. Sono stato in Spagna da loro 3 giorni di tiro, dove ho visto la loro realtà, e poi ci siamo seduti a un tavolo con i fratelli Contador, con lui e con Zanatta, che è il loro direttore sportivo di riferimento, e siamo arrivati alla conclusione di partire con questo progetto che vede il mio ingresso graduale, come giusto che sia, nel 2023, e poi dopo a tutti gli effetti, anche se sono già dentro anche adesso, ma nel 2024 un po' più impegnato. Appunto, come è stato lo shock di chiudere 17 anni E di Androni? non è facile, perché hai dei meccanismi che sono avviati al 100%. Io l'unica cosa che mi sono sentito di fare nel mese d'agosto allora, gli atleti viaggiano con un procuratore, ormai è una situazione completamente diversa rispetto ad altri anni fa. L'atleta ha bisogno di assistenza dal punto di vista della preparazione, della corsa, di tutto, ma dal punto di vista del contratto no, perché è autonomo. Invece tutto lo staff sono una trentina di persone. Nel mese d'agosto mi sono sentito di ragazzi, chi ha la possibilità, è stato detto dalla dirigenza, ma io l'ho ribadito perché molti erano legati a me per motivi vari, chi aveva iniziato con me, chi era da tanti anni che era con me. Ragazzi, chi ha la possibilità, sistematevi. Ed è, per me è un orgoglio poter dire che di tutto lo staff, solo due che non hanno voluto cercare alternativa nel ciclismo, hanno preferito fare altro, gli altri sono sistemati tutti in squadre di ottimo livello, quindi vuol dire che fondamentalmente il lavoro era stato fatto bene, dai meccanici di Ineos, massaggiatori in Israel, non sto a fare tutti i nomi perché sono tanti, però
stamattina la chat della squadra non l'abbiamo ancora smontata. E stamattina, scherzando, proprio un meccanico, anzi un autista del bus, che lavorerà in EOS anche lui, ha detto: ragazzi, la cosa bella è che da sta chat qua non è uscito ancora nessuno. Quindi siamo, certo, ancora, siamo ancora legati, anche se non ha più senso quella chat lì dal punto di vista lavorativo. Però Giovanni, questa è la dimostrazione che voi avete costruito negli anni. Forse questo anche è un po' immagine tua, ma anche dello stesso Sabio. Cioè, sì, sì, sì. Due persone che hanno sempre tenuto conto dei risultati, dell'agonismo, che è fondamentale in un mondo come ciclismo professionistico, ma anche della parte umana, che è fondamentale. Sì, no, ma sicuramente io da parte mia devo solo ringraziare Gianni, perché 17 anni con lui, di amore e odio, ma io l'ho detto anche al telefono una settimana fa, quando lui è tornato dalla Colombia, io non l'avevo ancora sentito al telefono, l'avevo solo messaggiato, perché dalla Colombia e dal Venezuela non è così facile telefonarsi. Ne sai qualcosa, perché hai vissuto anche parecchie volte. E, però l'ho chiamato, ho detto: guarda, ti tengo dietro la voce, quello che ti ho detto per messaggio, e ci siamo parlati un attimino, e gli ho detto: guarda, cioè, riconosco che ho un carattere, lavorativamente parlando, un po' spigoloso, però è una cosa comune, perché lui ogni tanto mi diceva, mi lo dirà ancora, perché non è che siamo lasciati dal punto di vista umano, e sei un duraccio, nel senso che se un'idea la porto avanti, quindi testone come pochi, e lui è uguale, quindi di conseguenza è normale che qualche volta ci siamo scontrati. Però fondamentalmente avevamo creato un gruppo di persone che credeva in quello che stava facendo e che porterà l'esperienza in altre realtà, perché, ripeto, è un orgoglio dire che uno e mezzo sono in EOS, l'altro in Israel, l'altro è in Tudor, che è la squadra nuova che nasce di Cancellara, quell'altro è in Eolo, ma non io, un assessore. Quindi è una adesso non li ricordo neanche tutti, però una ventina di persone che sono sistemate nelle varie, ci siamo ridistribuiti. Come hai detto, ti approcci a piccoli passi, perché giustamente sei, tra virgolette, l'ultimo arrivato nella squadra, non sì, sicuramente sì, in questo momento. No. Ma quali obiettivi ti sei posto? Nel senso, questo 2023 che dici è un anno in cui devi entrare nei meccanismi di questa nuova squadra, ma che cosa ti poni eventualmente quest'anno come traguardo personale? Ma innanzitutto, quando entro in una nuova squadra, sono in questo caso qua, non ho fatto ancora il conto per giro di quante persone sono, ma secondo me siamo sulle 60-70 persone. Quindi, e conoscerli tutti. perché quando mi sono trovato in ritiro, effettivamente sì, ok, loro conoscevano la mia persona, perché sono tanti anni che sono in questo ambiente qua, però non è facile riuscire a identificare chi meccanico, chi massettore, beh, il corridore lo riconosci, magari ci metti un attimino di meno a inquadrare la situazione. E poi portare avanti un discorso che ci siamo fatti con Basso 2 anni fa, crescere il ciclismo italiano, perché alla fine poi il motivo di svolta principale è questo, dirottare le mie voglie di crescita dalla Colombia all'Italia, poi vediamo cosa se servirà o se non servirà, però è una sfida nuova. Posso dire che il ciclismo colombiano lo conosco bene, posso dire che in questo momento qua ha avuto un attimo di calo, per questione di investimento da parte del governo colombiano, stanno reinvestendo, quindi probabilmente tra 4-5 anni avranno di nuovo dei bei risultati. E vediamo se riusciamo a contrastarli noi tra 4-5 anni col modello italiano. Tra l'altro, una delle prime interviste che come la provincia abbiamo fatto era stata proprio con te, poco più di un anno fa, sì, e dove uno dei passaggi di quell'intervista era legata proprio al fatto che bisogna investire sui giovani, il famoso discorso delle società, che... Ecco, dopo un anno, com'è la situazione? C'è stato qualche miglioramento? La situazione, per parlare molto chiaro, è finché non c'è l'intervento a livello governativo sulla defiscalizzazione delle sponsorizzazioni, è molto difficile che in Italia ci sia una squadra di altissimo livello. Adesso una squadra di World Tour, se non hai 20-25 milioni di euro, non la fai. E quello che non capisco è perché non si faccia un discorso del genere, perché non è che sono soldi rubati, nel senso che sì, quei sì, soldi lì vengono reinvestiti su personale che lavora, che paga le tasse. È un indotto importante. Che paga le tasse e oltretutto crea un indotto inferiore, perché la squadra di World Tour, un aerocomete che ha una parte italiana, ma una parte anche spagnola,
In Spagna ho una squadra Continental, quindi Under 23, e una squadra Juniores, oltre che tutto un bacino di ragazzi giovani, la chiamano la Fondación Contador. E questo è tutto un indotto che porta gente a lavorare e soprattutto crescere dei giovani in un ambiente pulito. Fatico a capire perché in Italia non si riesce a capire questo motivo qua, cioè, perché non è che, ripeto, non è che la sponsorizzazione viene dirottata e sono soldi che vengono buttati via. Questo, sì, sì. Oltre al discorso pubblicitario, che questo è un altro paio di maniche e ha un riscontro importante, ma crea un indotto lavorativo che, uno, fa lavorare la gente, due, fa pagare le tasse. Dici niente, perché oggi alla fine dei conti il discorso, sentiamo sempre anche dai media il discorso del soldi mancano dappertutto, il governo ha sempre bisogno di soldi, lo Stato ha bisogno forse, di soldi. Forse in questo modo qua potrebbe un modo di avere qualche soldo che ritorna per lo Stato. Ma è lo stesso motivo, guarda, l'altro giorno ragionavo sul discorso di tutti questi morti in bicicletta, no? Uh-huh. E in Italia, mentre in Spagna c'è già una legislazione ben precisa, non puoi andare più di un gruppo di 12, ma quel gruppo di 12 è protetto come se fosse santo, nel senso che guai a chi li tocca, c'è la polizia che se superi in una striscia continua ti fa la multa se non ti crea altri problemi, perché quel gruppo di corridori è un utente della strada come il camion. Certo. Probabilmente in Italia non ci rendiamo conto, non riusciamo a fare questo ragionamento qua, siamo, non dico che siamo limitati, ma non lo vediamo così. E tra me pensavo, forse se riusciamo a far capire ai governanti che quel povero, mi veniva un altro termine ma non si dice, non è televisivo, quel poveraccio che viene ammazzato in bicicletta non paga più le tasse, forse magari riusciamo a capire che è meglio proteggerlo, perché se uccidiamo, perché così succede, un 25enne che lavora e paga le tasse, probabilmente lo Stato il danno ce l'ha. Sicuramente quello hai toccato un argomento molto delicato, perché parlo di recente proprio su quello che può essere il futuro del ciclismo. Sì. E mi veniva detto appunto, se va avanti così, effettivamente c'è il rischio che non si possa più fare come ora un allenamento in strada in sicurezza, ma si finirà per assurdo a dare molto più spazio a quello che possa essere un ciclismo in circuito, sì, sicuro, che è un po' snaturare quello che è lo sport. Ma noi siamo ancora fortunati perché in queste zone qua abbiamo parecchie strade che sono poco frequentate, quindi l'allenamento con un po' di intelligenza si può fare. Chiaro che io mi rimetto nei panni di un genitore che non conosce benissimo il nostro ambiente e vede solo incidente, morto, mio figlio in strada, spaventa. Poi chiaramente se hai un buon tecnico ti dirotta verso la possibilità di allenarti in modo diverso, su territori anche molto belli come il nostro, dove riesci a evitare di problemi con le macchine. Però effettivamente non è così semplice farlo capire. Bisogna cambiare un po' la cultura. Io 15 anni fa dicevo che bisogna cambiare la cultura, ci andavano 15 anni, sono passato 15 anni, la cultura non è ancora cambiata. Speriamo che nei prossimi 5-6 anni la cultura cambi. Ma anche perché, ripeto, attenzione, a volte io sono ciclista e mi rendo conto che a volte siamo noi dalla parte del torto, ma non possiamo fare la distinzione automobilista, ciclista, camionista, trattorista, è l'uomo. C'è l'uomo educato e l'uomo non educato. Dalla mia parte posso dire che cerco di educare il ciclista, da parte dall'altra parte speriamo che si educhi chi è l'automobilista. E poi la pazienza è la virtù dei forti, nel senso che mi rendo conto che a volte se in un incrocio ti trovi il ciclista in mezzo dà fastidio. Probabilmente se fosse con una macchina darebbe più fastidio, però. Il ragionamento cazzo a te. Facendo un passo indietro, tornando a questa nuova avventura, quali saranno le gare che ti vedranno protagonista da DS a breve, soprattutto nel corso, sai già quali saranno eventualmente gli eventi di alto livello a cui parteciperai? Ti vedremo al Giro d'Italia, allora, al adesso, no, per adesso il discorso è semplicemente, io inizierò a fine febbraio con il Gran Camino, che è una corsa in Galicia, in Spagna. Poi farò in Italia a metà marzo una corsa che si chiama Per sempre Alfredo in Toscana. Ho già un programma, però ancora oggi con Basso ne abbiamo parlato, vediamo un attimino. Nei miei programmi non c'è il Giro d'Italia,
Però d'altra parte mi ha detto, va, vediamo un attimino come muoverci, perché magari qualche tappa. Non, per me lavoro, chiaro che in Italia la corsa di casa ci tiene a esserci, però anche è vero che... Mi permette di stimolare, quest'anno c'è di nuovo una tappa con c'è la tappa Borgo Franco, sì, sì. Però guarda, io ti dico, quando sono entrato in questo mondo qua, tanti anni fa, c'erano tappe che partivano da Pinerolo, c'erano tappe che partivano da, adesso non mi ricordo più, però da qua vicino, non Rivarolo, perché Rivarolo era presente. E io ero in Francia con l'attività a fare il Tour de Lorraine. Chiaro che mi spiaceva, però mi ha portato qua e di conseguenza, anche se quest'anno il Giro d'Italia lo vedo di passaggio, non mi crea grandi problemi. Chiaro che esserci presente, però allora, teoricamente io vado a fare, durante il Giro d'Italia vado a fare il Giro d'Ungheria, che per loro è anche molto importante perché il secondo sponsor è Cometa, che è un'azienda ungherese, quindi è altrettanto importante come corsa per l'Aeolo. Io lo commento. Però la tappa di Borgo Franco è subito dopo, quindi non escludo che rientrando magari qualche pezzettino. Allora, che ne sono due. O vado a lavorare e mi troverete sulle strade per lavoro, o non vado a lavorare e mi troverete sulle strade perché vedo passare la corsa. In ultimo ti faccio ancora una domanda, perché ho letto un altro articolo di recente dedicato a te, dove hai citato anche la tua famiglia. Nel senso che si parlava, c'era un passaggio dedicato alla famiglia, comunque di quelli che potevano essere i discorsi legati a questo cambiamento di lavoro, come la tua famiglia poteva prendere questo cambiamento. Sì. Dopo e il fatto che comunque c'è, tra virgolette, già è vero che tu viaggi tanto, ma qua il tra virgolette rischio, definiamolo così, è quello che... E in realtà come è stato anche per i tuoi familiari, la tua famiglia, il fatto che dopo tanti anni di... Un posto fisso hai dovuto cambiare improvvisamente. Ma è stato strano, perché loro mi vedono fare questo lavoro qua, quindi non, le ragazze, ma sempre, adesso vabbè, la più grande ha 25 anni, però praticamente prima lo facevo già nei dilettanti, quindi non posso dire, sono 17 anni che sono con Savio, ma sono praticamente dal 96 che faccio in un modo o nell'altro questa attività qua. E quindi per loro sono nato così, sono così. Chiaro che loro hanno percepito le mie difficoltà, perché cambiare lavoro di colpo... Facendo, un po' per tutti è un po' facile. Per tutti non è facile. In più, se fai un lavoro legato alla passione diventa difficile. Però mi sono stati tutti molto vicini, nel senso che anzi, ogni tanto la battuta in più usciva anche fuori. Quando è arrivata questa opportunità qua, chiaramente io ne ho parlato in casa, perché queste decisioni vanno prese tutti assieme, e è stata cosa aspetti, nel senso, prendile, vai, cioè, poi va a finire, vedremo, dal punto di vista di presenza in casa, non, certo. dal punto di vista lavorativo, però tutti abbastanza solidali, diciamo così. Questo è importante. Sì, questo sì. Giovanni, che dirti, se non farti un grandissimo bocca al lupo, sicuramente l'Aeolo Cometa ha saputo dove andare a pescare, nel senso che la tua professionalità, anche se poi tu alla fine sminuisci sempre, se uno che sminuisce sempre il proprio lavoro, almeno davanti alle telecamere, nel senso no, che intervistasi sempre un passo indietro, quando in realtà alla fine dei conti i riscontri dei ragazzi che hanno... Ma io corso, guarda, ti dico una cosa, io ho dei colleghi con cui, uno in particolare che è di Parma, e quando ci vediamo mi dice sempre che c'è stato una volta uno stress è quando muori, quando hai dei problemi gravi. Eravamo in una corsa in Belgio e c'è stato un attimino di stress perché mancavano delle cose, e lui era andato, non in panico, però era un attimino in tensione. Allora l'ho preso da parte e ho detto, ascolta, ricordi sempre che stiamo facendo una corsa in bicicletta. Alla fine è il mio lavoro, va bene, ma è una corsa in bicicletta. Quindi prendiamola un po' soft. Non siamo in Ucraina, non siamo al confine col Donbass, e per fortuna, quindi. E via. Beh, non è una cosa indifferente, no. Questa tua considerazione, perché poi, come dici sempre, tu lo ripeti, è un lavoro, è una passione, e quando si uniscono le due cose è forse più facile. Sì, è vero che ci sono degli stress, perché ci sono dei ragazzi che si giocano la vita sportiva, si giocano
denaro, perché alla fine poi gli stipendi sono importanti per loro, perché quando smettono devono aver messo da parte qualcosina per poter vivere. Però d'altra parte è una cosa in bicicletta. E con questa considerazione di John Elena vi salutiamo, grazie ancora per esserci venuto a trovare. Sicuramente sai che ti richiamerò più avanti, perché vorremmo sicuramente capire meglio questa tua avventura, e poi se sarai sì o per lavoro o per passione al Giro d'Italia ci vediamo. Benissimo. Grazie a voi. Grazie ancora.